Incidente in A1 oggi nel primo pomeriggio attorno alle 14, un tir che percorreva la corsia nord e trasportava cemento liquido si è ribaltato tra le due corsie coinvolgendo anche un'automobile. Il tratto è quello aretino e confini con la provincia di Firenze tra le uscite di Valdarno e Incisa al chilometro 331. Il tir ha finito per abbattere il New Jersey che separa le due carreggiate e poi si è rovesciato. Si sono formate subito code chilometriche in entrambe le direzioni, due le persone coinvolte nell'incidente, una incastrata all'interno della motrice, la seconda all'interno dell'autovettura tamponata. Sul posto sono intervenute un'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Valtambra e una BLSD della Misericordia di Castelfranco di Sopra. La persona che guidava l'auto, una donna di 41 anni, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Il conducente del camion, un uomo di 41 anni, è stato trasportato invece con elisoccorso Pegaso 1 all'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. Sul posto inoltre anche i vigili del fuoco, del comando di Arezzo e Firenze. La presenza incombrante del tir rovesciato tra le carreggiate ha richiesto l'intervento di apposite gru per rimuovere il mezzo pesante dal tratto autostradale teatro dell'incidente. Il traffico nel frattempo è rimasto paralizzato per l'intero pomeriggio.